Ciao, benvenuti in questo nuovo video in cui sfidiamo un 2000, chiamalo E4. Ti invito, se non l'hai già fatto, ad iscriverti al canale YouTube cliccando qui sotto e attivando anche le notifiche e cliccando nella campanella, in modo tale da non perderti nessun video. Giochiamo un'apertura spagnola, una delle più conosciute che ho già commentato, quindi magari ti metto il video qui sopra. Ho commentato in 10 minuti, ho spiegato i principali temi di questa apertura molto molto giocata. Allora, alfiere c5, torre 1 subito, cercavo g4. Se non dovessi giocare c3, l'idea che se fa cavallo per posso fare d4 interessante, o anche donne 2 e poi d3. Allora c3 esiste anche, se non sbaglio, alfiere per cavallo, peone per cavallo per 5, donne 7. Lui continua a non difendere il peone 5, però secondo me ora potrei anche mangiarlo, anche se ovviamente cadrebbe il peone e4. Beh, guardiamo, alfiere per, peone per, cavallo per, d4. A me la posizione non dispiace. E allora, giochiamola. Quindi è uno scambio. Un peone per un peone, però il fatto che occupo la casa d4 mi piace, perché ho un peone al centro, il mio avversario ha questi due peoni doppiati. Ok, alfiere d6 effettivamente è buona, però difendo con alfiere f4. Su f6 c'è ovviamente cavallo d3, quindi in questo modo difendo il mio alfiere, quindi non ho grandi problemi. Questo cavallo è vero che è al centro, quindi può essere fastidioso, però può essere attaccato subito con torre 1, o anche cavallo d2 volendo. Donna h4. Mossa molto aggressiva. Effettivamente alfiere g3, ma potrei anche farla, perché cavallo per, peone per, attacco la regina. Se no donna f3. Donna f3 potrebbe anche essere giocata, mi sembra di sì. Sono indeciso tra donna f3 e alfiere g3. Allora, donna f3, dove può andare col cavallo? Può fare anche alfiere f5 volendo. Cavallo d2, cavallo per, alfiere per. Interessante. Se no, alfiere c3, mangia tutto e poi torre 1, ci può anche stare. Dai, alfiere g3 mi sembra più tranquilla, non rischiamo. Ho già mangiato, ho dei pre-move. Attacco quindi la regina. Ora difenderò il mio cavallo con la torre, in questo modo rimangerò di torre se mi mangia. E poi vorrei fare cavallo d2 e cavallo f3 in modo da sostenere il mio forte cavallo, che è una casa di avamposto, perché è colonna aperta e difesa dal pedone. Quindi un'ottima casa. E allora, torre in e1. Su torre in e8. Non ci sono scoperte purtroppo, tipo cavallo g4 non va perché c'è torre per torre e scacco. Ok, fa alfiere f5, allora a questo punto gioco cavallo d2. In questo modo mi porto il cavallo in c4 e in f3, ora decido. L'importante è che supporto il mio cavallo in e5 e quindi mantengo questo forte cavallo. Torre a8 è strana, io ho giocato torre a f8, perché vedete, la casa di set attualmente è difesa dall'alfiere, però da questo alfiere, però magari in futuro potrebbe essere interessante. Nel frattempo devo un attimo difendermi il cavallo. Gioio cavallo f3, anche cavallo c4 è buona, sono indeciso in realtà. Allora, cavallo c4 mi consente magari in futuro di giocare f4, però f4 non la voglio fare, perché il peone g3 poi è troppo debole. Cavallo f3, dai, non mi piace, magari b5 potrebbe esserci fastidi. Cavallo f3, ok. Piani, donna d2 e raddoppio con le torri mi sembra il piano più logico. Anche donna b3 è molto interessante. Minaccio b7, do una certa pressione in f7. Interessante. Vediamo un po'. Da non trascurare, ok, non ora, però magari dopo cavallo h4 per attaccare l'alfiere. c5, minaccio il pedone, ci sta, corretto. Potrei anche mangiare volendo. Pedone per. Però alfiere per cavallo. Sono 3 contro 2, non posso.
No, sono tre pezzi che attacca il mio cavallo e su due difendono, non posso mangiare. E allora, ok, se mi mangio io mangio il pidone, non c'è alcun problema. Donna D2 o donna B3? Entrambe possono essere giocate. Donna D2 può essere interessante per in futuro fare donna G5, donna B3 attacca il pione B7, crea una certa pressione su F7. Entrambe buone. Sono indeciso. Ok, dobbiamo prendere una decisione. E allora facciamo donna D2, dai. Magari donna G5 può essere pure interessante. Allora, donna D2, ok. Se mi mangia, mangio di pedone. Voglio. Anche se non ne sono sicuro, perché comunque il suo pione D4 sarà debole. Però vabbè. Mangiare di donna non mi piace. Ok, ora torre C1 potrei fare per minacciare questo pedone. Ok, è difeso, però in futuro può essere comunque una minaccia. Magari potrei fare cavallo C4. Donna G5 è un'altra idea interessante. Donna per, cavallo per. Si potrebbe anche giocare. Vediamo un po'. Ho 2 minuti, quindi va bene. Dovrei riuscire a gestirli. Non ne sono sicurissimo, però. Mentre l'avversario riflette, pensiamo un po' che mossa potrebbe fare. E mi impensierisce. C5 può essere interessante, perché non posso più mangiare. Però a questo punto me ne fregherei tanto il mangio di regina. È vero che poi sono inchiodato, ma vabbè, è tutto difeso. Quindi potrei fare pure torre C1 volendo. Oppure donna G5? No, perché poi se no sarebbe pedone per, ok. Torre D8, quindi cambia idea, vuole puntare su questo pedone. Allora, donna G5 è interessante perché magari propongo un cambio di regine. Anche se il fiale non è per me vantaggioso. Perché non ho coppia di alfieri e quindi non è il massimo. Vorrei togliermi da questa colonna. E allora potrei fare donna E3, oppure potrei fare cavallo C4 per proporre un cambio. Cavallo C4 cosa può fare? Alfiere 7. Interessante. Magari sporto anche l'altro cavallo in E5, però c'è C5. Ok, devo muovere. Ho solo 1 minuto. E allora, innanzitutto, torre D1 comunque non dovrebbe essere sbagliata. Quindi difendiamo il primo D4. Torre in E8. Donna C3. Così alfiere per, pedone per. Mi sembra buona. Non ho nulla inchiodato, posso anche fare cavallo C4 alla prossima. Perché vorrei cambiare un alfiere, quindi in questo modo eliminerei questo svantaggio che ho, ovvero coppia degli alfieri. Vediamo un po' se si riesce. Questo è molto interessante, ho questo pione isolato. Sì, il fiale è svantaggioso, avrei dovuto magari giocarlo meglio, perché comunque l'avamposto era veramente buono. Probabilmente forse evitando C5, chissà, poi magari. L'analizzerò. Questo è un consiglio che do sempre, quello di analizzare le partite giocate in modo da vedere gli errori. È anche utile per le aperture, quindi vedere se magari ci sono errori in apertura, così che la prossima volta non si commettono gli stessi errori. L'importante è che ogni partita giocata vi permette di imparare qualcosa. Allora, gioco cavallo C4, torre per. E cavallo 5, va bene. Non vedo minacce, ok. Mi sembra buona. Vado in pre-move se vuole cambiare le torri, così guadagno qualche secondo. Tanto il pione D4 è difeso, super difeso. E poi magari porto anche l'altro cavallo in E5. Inizio a creare minacce. Vediamo un po'. O questo cavallo potrebbe andare in E3. Questo è pure interessante.
Cavallo 3. Dai, mi sa di sì. Minaccio l'alfiere e minaccio anche il peone c7. Il pedone continua ad essere super difeso e inizia ad avere problemi il mio avversario, perché ora se mi cede l'alfiere io riduco il mio svantaggio. Decide di fare alfiere 4, io potrei mangiare il peone c7. Alfiere per, pedone per, donna per. Non vedo però altro. Quindi si va comunque a posizione pari. D5. Vabbè, in ogni caso. Ah, ok, ho poco tempo, devo muovere. In ogni caso, tolgo coppia di alfieri. Ora giochiamo un po' più velocemente. E quindi va bene così. Allora, il peone F7 vorrei attaccare. Come? Non posso subito. Spingiamo D5. Alfiere D6. Donna per B7. Qui non so se ci sono minacce. No, perché cavallo G2, boh, vediamo. Vedete se mangio, mangio. Secondo me è sbagliato. Secondo me qui è vinta per me. Non vedo come questo orifizio può portare un vantaggio al mio avversario. Però, insomma, ancora è lunga. Vediamo un po'. Non ho troppo poco tempo, quindi. Potrei anche sbagliare. Ok, ha mangiato. Buono per me, addirittura mi consente anche di dare uno scacco. Io accetto perché ora mangio pure F7. Perché qui non può dare scacchi. Quindi sono super soddisfatto di questa posizione. Ora minaccio donna G8 ed è matto. Ok, benissimo. Spero vi sia piaciuta questa partita, mi è sembrata molto bella, molto istruttiva. E la vi invito a cliccare il tasto iscriviti qui su YouTube e lasciare un like. Ci vediamo alla prossima. Ciao!